Ricordati di Luciano, Lorenzo Bernardino, Niccolò Giovanni, Sebastiano, Andrea Nunzio, Agostino Gaetano, Accursio, Giuseppe Vincenzo, Epifanio Placido e del bambino Giuseppe che vide l'assassino di Rizzotto e il medico capomafia Navarra, cancellò per sempre la verità dai suoi occhi. Calogero Filippo Carmelo e di tutti gli altri che hanno perduto vita e nome. Ricordati di Margherita, Vincestina Castrense, Filippo, Francesco, Giorgio, Giovanni, Giuseppe, Serafino, Vito, che confusero il loro sangue con le ginestre che sbocciavano nel mattino di maggio. Ricordati di Salvatore, che morì abbracciato alla terra della madre Francesca, che chiedeva giustizia e trovò lo scherno degli assassini. Ricordati di Peppino, che infranse i comandamenti dei padri, sbeffeggiò il potere ed esplose sui binari. Ricordati di Pio e Rosario, che erano comunisti e lottavano contro la mafia e per la pace. Ricordati di Pasquale, Pier Santi Giuseppe, che cercarono di spezzare il patto con il delitto. Ricordati di Mario, Pippo, Mauro, Beppe, che vedevano e parlavano, mentre gli altri tacevano e non guardavano. Ricordati di Graziella, che ancora si chiede perché della sua vita rubata. Ricordati di Claudio, che giocava con i suoi 11 anni e incontrò la morte a un angolo di strada. Ricordati di Barbara, Giuseppe e Salvatore, che svanirono nel lampo di Pizzolungo. Ricordati di Giuseppe, che sognava di volare sul cavallo dell'alba e trovò la notte nelle mani del boia. Ricordati di Mario Silvio Calogero, Pasquale Eugenio Mario Giorgio, di Filadelfio, di Boris, di Cesare e Lenin, di Domenico Giovanni Salvatore, di Emanuele, di Gaetano, di Vito, di Luigi, Silvano, Salvatore, Giuseppe, di Carlo, Alberto, Emanuela, Domenico, di Calogero, di Gian Giacomo, di Mario Giuseppe Pietro, di Rocco, Mario, Salvatore, Filippo, di Beppe, di Ninni e Roberto, di Natale, di Antonio e Stefano, di Ida e Antonino e del loro figlio non nato, di Rosario e Giuliano, di Giovanni, Francesca, Antonio, Rocco, Vito, di Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo, Walter, di Giuseppe, che servivano lo Stato e trovarono la morte in agguato e la solitudine alle spalle. Ricordati di Biagio e Giuditta, che attendono ancora la vita al capolinea della morte. Ricordati di Libero, che non volle piegarsi mentre la città era ai piedi degli estorsori di Pietro, Giovanni, Gaetano, Paolo e Giuseppe, che seppero dire di no. Ricordati del medico Paolo, che non volle attestare il falso, di Giovanni, che denunciò gli ordinari misfatti sulle scrivanie della regione. Ricordati di Rita, che non volle più vivere perché avevano ucciso la speranza. Ricordati di Giorgio, di Costantino, di Stefano, di Pino, preti di un Cristo quotidiano, fratello degli ultimi, ucciso e crocifisso dai potenti. Ricordati di Giuseppe, di Domenico, di Filippo, sangue ancora vivo, nomi che dobbiamo ancora aggiungere al nostro rosario di morti. Ricordati di ricordare i nomi delle vittime e i nomi dei carnefici, i notissimi ignoti di ieri e di oggi.
perché tutte le vittime siano strappate alla morte per dimenticanza. I carnefici sappiano che non finiremo mai di condannarli, anche se hanno avuto 1000 assoluzioni. Ricordati di ricordare le impunità, le protezioni, le complicità, gli interessi che hanno fatto di una banda di assassini i soci del capitale e i gemelli dello Stato. Ricordati di ricordare, ora che le bombe degli attentatori scuotono le città che vogliono affrancarsi e sui teleschermi della Seconda Repubblica si intrecciano i segnali delle nuove alleanze. Ricordati di ricordare quanto più difficile è il cammino e la meta più lontana, perché le mani dei vivi e le mani dei morti aprono la strada. Umberto Santino.